La violenza, quinto potere nello Stato, che tutti gli altri riunisce e manovra e che tutti gli altri sottomette e corrompe. Ma violenza è anche uccidere un uomo giorno per giorno negandogli il lavoro, una casa decente, costringerlo a vivere tutta una vita analfabeta, privarlo della scuola perfino per i figli. Violenza è quando anche i più elementari diritti diventano dei favori da chiedere ai cosiddetti galantuomini. Violenza è costringerlo a votare per un partito che odia, per dei candidati corrotti, asserviti ai padroni. Violenza è fargli dire sì signore, no signora, comando. Privarlo della sua dignità di essere umano. Questa è la vera violenza, perché è la più subdola, la più feroce. Perché la tragedia è ben più vasta e terribile. Essa non riguarda soltanto la vita di alcuni cittadini, ma riguarda la vita di un'intera comunità, costretta a vivere nel terrore della sopraffazione e della violenza. Riguarda il rapporto tra uomo e uomo, cioè la libertà stessa dell'essere umano. Voi non dovete permettere che l'individuo sia schiacciato da chi tiene un qualsiasi potere.